Ogni armonia è preziosa, crearla e fare pace con essa. Per rendersene conto è sufficiente vedere la mostra inaugurata sabato pomeriggio alla Chiesa del Suffragio di Fano dal titolo Drammaturgie artistiche, in cui i protagonisti sono i libri d'artista. 30 libri esposti che si presentano sotto forma di scatola, in grado di racchiudere le emozioni, l'armonia e le fantasie di artisti conosciuti a livello nazionale ed internazionale. Presenti all'inaugurazione il sindaco Massimo Seri, l'assessore alla cultura Cora Fattori e i suoi organizzatori, Gastone Mariani, Giovanni Bellantoni Tuono e Paolo Del Signore. La mostra è nata da un'idea di Gastone Mariani, l'ex direttore del Brera, ci ha coinvolto, quindi io e Bellantuono abbiamo ben aderito a questa cosa, abbiamo organizzato questa mostra, 30 artisti di tutta Italia e anche dalla Cina addirittura, per realizzare, ognuno ha realizzato un libro particolare dove racconta la sua storia. Questa mostra poi è interessante perché vede il legame tra diversi artisti e la mostra poi andrà in diversi territori del Marchigiani, andrà poi probabilmente a Torino, Roma e Milano e presumibilmente avremo contatti anche con la Cina, quindi è un'idea molto interessante perché è una mostra che vede proprio il rapporto di diversi artisti che collaborano insieme, che lavorano, ma che portano poi anche il nome della città di Fano in giro per il mondo. Lei viene dal Trentino per questa mostra. Siamo stati invitati, gli artisti di Fano sono venuti a trovarci l'estate scorsa, anzi quest'estate, noi abbiamo ricambiato in questa mostra molto contaminante, molto bella, in questa città ricca d'arte e di storia. Ringrazio per l'ospitalità. Ancora una mostra che rappresenta un valore aggiunto per la città di Fano. La città di Fano è ricca culturalmente e questo viene dimostrato per l'ennesima volta da questa mostra, una mostra molto particolare, molto curiosa, perché viene ribaltato il concetto di libro e di opera d'arte, quindi vediamo che il libro diventa un'opera d'arte di immagine, cambia il suo materiale e viene appoggiato su un supporto cartaceo di cartone che è quello che solitamente compone il libro. È un valore aggiunto perché raccoglie, si apre al territorio nazionale e non solo, perché ci sono espositori che arrivano anche dalla Cina e raccontano i diversi modi di concepire l'arte, l'arte contemporanea. Fano si dimostra sempre più ricca e si dimostra pronta per capitale della cultura, ma questo lo è da sempre grazie al grande valore culturale che viene portato dai suoi cittadini, che ringraziamo per questa mostra che è un grande regalo. La mostra sarà visitabile fino al 31 dicembre dalle ore 16 alle ore 19.